Ecco come fare delle bombe da bagno naturali. Per fare delle profumatissime bombe da bagno in casa servono 200 g di bicarbonato di sodio, 100 g di acido citrico, 50 g di amido per uso alimentare, 30 g di burro di cacao, 1 o 2 cucchiai di olio di mandorle e 20 gocce di oli essenziali a piacere. In questo video utilizzeremo quello di Pino Mugo. Prima di tutto bisogna mescolare tutti gli ingredienti secchi. Poi bisogna sciogliere il burro di cacao a bagnomaria e aggiungerlo al composto. Lavorate bene questo impasto con le mani. Nel caso in cui il composto tenda a sbriciolarsi, si può aggiungere un altro po' di olio di mandorle. Infine, bisogna formare delle piccole sfere e riporle per un'ora nel congelatore. Per un bagno rilassante, immergete una sfera nella vasca. Non appena la bomba da bagno entrerà in contatto con l'acqua, inizierà a sciogliersi, creando una schiuma effervescente e rilasciando gli aromi balsamici e i principi curativi degli ingredienti. Dopo uno schiumoso bagno naturale, la pelle risulterà morbida e vellutata. Il burro di cacao, infatti, grazie all'elevato contenuto di acidi grassi saturi ed insaturi, di vitamine, di minerali e di antiossidanti, nutre ed idrata la pelle. Inoltre, l'effetto antibatterico e l'azione basica del bicarbonato di sodio rendono la pelle naturalmente lucente e riequilibrata. L'olio essenziale di Pino Mugo usato nel video e dei sali che potete abbinare alle bombe da bagno li trovate nel link nella descrizione.